Ciao a tutti ragazzi, eccomi di nuovo qua per parlarvi di Suicide Bunny. Quello precedente è stato il latte di mamma, il Mother's Milk. E oggi, prima che lo finisca, perché oggettivamente la boccetta è bella che è terminata, è l'ultimo, anzi penultimo tank che mi sto degustando a casa, me lo sto gustando, perché questo me lo sono svapato tutti e 30 ml a casa, rilassato la sera. Quello che vi consiglio molte volte con da fare con i liquidi americani che molti considerano troppo esagerati, io dico sempre, sono da degustare in alcuni momenti della giornata. Quale meglio momento che la sera quando arrivate a casa stanchi dal lavoro, e vi gustate sul vostro sistema il vostro liquido preferito. Oggi appunto andremo a parlare, di un altro, scusate che chiudo quel tasto, di un altro liquido di Suicide Bunny. Il packaging l'avete già visto l'altra volta, ma in questo caso cambia, dato che gli americani sulle boccette sono veramente avanti anni luce. Eccolo qua, il packaging del Sucker Punch è questo. Boccetta sempre da 30 ml, in questo caso raffigura sempre una ragazza bella formosa, devo dire, tatuata, e liquido in questione appunto è il Sucker Punch. Come vedete è finito, quindi il colore comunque lo vedete è sul giallino. Dovrebbe essere un liquido 50-50, anche se presumo sia un 60-40, ovvero 60 VG, dalla densità, almeno penso, queste sono mie ipotesi, non sono certo di quello che dico. Boccetta di vetro, 0,6 di nicotina, è un liquido che è catalogato come mezzo cremoso e mezzo fruttato. Al che proprio sono andato a colpo sicuro. Io, essendo un amante dei cremosi e dei fruttati, anche questo, qua la banana non c'è però, però è fruttato comunque, quindi ho dovuto prenderlo assolutamente. Anche qui proprio PayPal ha inserito la password da sola e l'ha acquistato in automatico senza che io gli avessi permesso. Proprio sapeva già che dovevo assolutamente provare questo liquido e difatti la mia intuizione è stata confermata in quanto l'ho svapato veramente. L'ho divorato, si può dire. È un mix appunto di creme e di fruttati. Non specificano quale crema sia, che cremoso sia e che fruttato sia. È un mix di queste cose che adesso appunto andremo a prima ad annusare. Allora, all'olfatto sento subito, come fruttato identifico dall'odore, fragola. Pochettino di pesca l'olfatto e ananas in lieve. Ricordate bene queste parole: ananas lievemente all'olfatto. Di cremoso ci sento della custard, può essere della crema custard che a me piace molto. Comunque andiamo a svaparlo perché un pochettino almeno cambia, dato che me lo sono svapato tutto. Lo andrò a svapare con un Pulse G. Scusate il tip, ma questo c'era. Con lo Stingray clone Black Copper Addiction e appunto il Pulse G. Andiamo a svaparlo. Resistenza da 0,8, batteria a piena carica, conduttività eccellente. Infatti andremo a parlare anche di questo tubo qua. Ho fatto un breve accenno sull'alto brass, ma volevo andare a parlare un attimino nello specifico di questo clone qua, che a mio avviso è fatto veramente bene. E chi ha l'originale ha confermato anche lui questa cosa. Andiamo a parlare comunque del liquido. Questo è veramente devastante. Mi fermo in quanto non voglio che si scaldi troppo il sistema, dato che poi la batteria è anche carica. Perché tenendolo un attimino più freddino si riescono a percepire bene il fruttato.
Ecco, è molto pannoso, molto cremoso, molto cremoso, meno del Mother's Milk, ma cremoso anch'esso. La descrizione è perfetta, crema e frutta. Di frutta vi ho detto cosa ci sento all'olfatto, mentre svapandolo, a parte questa densità di questa crema che è una roba stratosferica, poi base eccezionale a mio avviso, molto fumosa, e soprattutto molto... Allora, scusatemi, stavo dicendo appunto che sui fruttati si percepisce molto nella svapata questa nota di ananas, che l'avevo già sentita all'olfatto. Però anche la fragola, la pesca si va a perdere a mio avviso, non la percepisco più di tanto. Oddio, non l'ho mai svapato in sistemi a freddo, quindi capace che poi nel Kaifun o in altri sistemi a freddo escono fuori tutte queste note fruttate e si sentono molto meglio. In sistema mesh, che comunque come resa aromatica è eccellente, però c'è da dire anche che con la resa sub-ohm, specie nel pulse, dopo un po' inizia a scaldare, quindi si percepisce più la nota cremosa che il fruttato. Fruttato appunto che rimane, ma rimane con questa ananas. Identifico come proprio pina colada. Chi ha svapato questi liquidi pina colada mi darà ragione, penso. Quindi un ottimo liquido che consiglio come me. A quelli che come me piacciono i cremosi e i fruttati, ottimo liquido da svapare. A mio avviso non è neanche stucchevole, perché l'ho detto, i Suicide Bunny sia il Mother's Milk che questo sono ben aromatizzati, ben carichi di aroma, aromi miscelati secondo me molto ma molto bene, non è nauseabondo, è perfetto, è un mix tra crema e frutta che consiglio vivamente se lo trovate. Dato che sul sito dove l'ho preso io ho già visto che è out of stock, a meno che prendete nicotine abbastanza elevate, che io non prenderò mai, e mai ho preso così alte. Quindi assolutamente promosso a pieni voti anche quest'altro liquido Suicide Bunny. Mi è piaciuto moltissimo, è uno tra i liquidi che ricomprerò molto volentieri insieme al Mother's Milk. Ora mi rimane un terzo Suicide Bunny che ho preso da recensire. Ve ne parlerò se sarà necessario. Sapete che io recensisco solo i liquidi che a mio avviso meritano di essere descritti e delle mie impressioni. Non per altro, ma ho sempre fatto così e così continuo a fare. Quindi ci vediamo al prossimo video. Vediamo se su un Atom o su un altro liquido Suicide Bunny. Vi ringrazio per la visione. Questo è un liquido bomboclat in assoluto proprio. Sucker Punch. Suicide Bunny, Vaporumus, ciao a tutti e Bomboclat tutta la vita. Ciao a tutti.